Questa luce rappresenta Dio. Dio è perfetto e senza peccato, Dio ci ama. E Dio non vuole che passiamo l'eternità lontani da Lui, ma che abbiamo una vita eterna. Ma i nostri peccati ci separano da Dio. Questa figura rappresenta ogni persona, come me e te. L'oscurità rappresenta i nostri peccati. Il peccato è decidere di vivere senza dare a Dio il controllo della nostra vita. La disubbidienza alle sue leggi è un risultato di questa scelta. La Bibbia dice, poiché tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. E ancora sta scritto, la retribuzione del peccato è la morte. I nostri peccati devono essere tolti per avere vita eterna con Dio. Su di noi grava una condanna a morte. Dio ci amò così tanto che mandò il suo unico figlio Gesù Cristo sulla terra come uomo. Dio fece in modo che Gesù morì, prendendo la punizione che spettava a te e a me, la morte. Ha pagato il prezzo delle nostre colpe con il suo sangue. Egli prese i nostri peccati nel suo corpo sulla croce così che noi potessimo avere accesso a Dio. La Bibbia dice anche questo. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. La Bibbia dice, Dio dimostra il suo amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gli uomini seppellirono Gesù nella tomba, ruotarono un'enorme pietra di fronte alla tomba. Due soldati custodirono la tomba per 3 giorni. I soldati romani erano i migliori commandos del tempo. Avevano regole severe. Se per caso si addormentavano in servizio, la pena era la morte. Ma dopo 3 giorni Dio risuscitò dalla morte. Dopo essere apparso ai discepoli in diverse occasioni, Dio riportò Gesù in cielo. Gesù aveva pagato il prezzo del nostro peccato. E Gesù ha vinto sulla morte. Gesù è l'unica via per arrivare a Dio. Gesù disse nella Bibbia, «Io sono la via, la verità e la vita, e nessuno può venire al Padre se non per mezzo di me». È scritto anche che, «Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è per mezzo di opere, affinché nessuno se ne vanti». Per mezzo di Gesù noi possiamo essere perdonati di tutti i nostri peccati e stare con Dio per sempre. Ma essere solo a conoscenza di queste cose non è abbastanza. Dobbiamo scegliere di mettere la nostra fede in Gesù, confidare in Lui per essere salvati. Se tu non fai il passo di confidare in Gesù e dare la tua vita a Lui, allora i tuoi peccati non saranno rimossi. La Bibbia dice ancora che chiunque crede in Gesù ha la vita eterna e non è giudicato, ma chiunque non crede in Gesù sarà giudicato e il giudizio di Dio rimane sopra di lui. La pena del peccato è la morte, ma la vita eterna per mezzo di Gesù è un dono gratuito di Dio. Che scelta farai? Confidare in Gesù Cristo per essere perdonato, dargli la tua vita e avere la vita eterna? O rigettare Gesù Cristo e vivere un'eternità senza di Lui? La Bibbia dice, se tu confessi con la tua bocca che Gesù è il Signore e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Posso guidarti in una preghiera a Dio. Ricordati che non è dire parole che ti salva, non è una formula. Dio sta guardando il tuo cuore e guarda se c'è sincerità e veramente fede. Non è una prova che stai facendo per vedere che cosa succede. Sei pronto a dare la tua vita a Dio, a fare di Lui il Signore della tua vita ed il Salvatore. Se sì, prega insieme a me. Dio, grazie che mi ami. Io confesso che ho peccato contro di te.
e credo che il tuo figlio Gesù è morto sulla croce per pagare per i miei peccati la condanna che spettava a me. Credo che tu hai risorto Gesù dalla morte. Io adesso metto la mia fede solo in Gesù, che mi perdona e mi salva dai miei peccati. Io confesso che Gesù è il Signore. Grazie per il dono della vita eterna. Amen. Se fai questo passo di confidare in Gesù Cristo oggi, questo è quello che dice la Bibbia riguardo te. Ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Gesù anche disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono. A loro do la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano». Gesù disse anche: in verità io vi dico che chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene messo in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita». Se hai fatto questo passo e hai fatto di Gesù il tuo Salvatore ed il tuo Signore, segui i comandamenti di Gesù. E qual è il primo comandamento? Amare Dio prima di ogni cosa e tutte le persone. Maestro, qual è il grande comandamento della legge? E Gesù rispose: ama il Signore Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il primo grande comandamento. E il secondo, simile a questo, è: ama il tuo prossimo come te stesso. Parla con Dio costantemente. Nella preghiera tu puoi ringraziare e adorare, chiedere il suo aiuto, confessare i tuoi peccati e pregare per gli altri. Sta scritto: non siate ansiosi per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. Studia la Bibbia, la parola di Dio, quotidianamente. Inizia con l'Evangelo di Giovanni, leggi un capitolo ogni giorno. Come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate, sta scritto. E poi sta ancora scritto: Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. Altra cosa, incontrati regolarmente con altri cristiani che hanno avuto la stessa esperienza e hanno fatto di Gesù il loro Signore. Dio comanda ai cristiani di incontrarsi regolarmente per adorare, pregare, fare studi biblici e aiutarsi l'un l'altro. Sta scritto: non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarvi il giorno del ritorno di Cristo. Racconta ad altri la buona notizia di Gesù. Dio vuole che diciamo ad altri quello che Lui ha fatto sulla croce per noi, che anche altri possano sperimentare il perdono e la salvezza. Ed Egli, Gesù, disse: andate in tutto il mondo e predicate questo Evangelo ad ogni creatura.